Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Shenzhen IO, un gioco che mi ha regalato il buon Evil2205 ed è un gioco davvero, davvero complesso. È un gioco complesso perché andremo a programmare svariate macchine e è interessante perché il gioco si divide tra il control panel, che è questo, dove ci consente di selezionare la lingua, insomma, e tutto, l'archivio dei vari puzzle, auto format code, sì, che ci aiuta, diciamo, a configurare bene il codice. Questo che invece è il Compset Mail, che ci permette di leggere le mail di benvenuto in questa importante azienda di produzione software, e poi le varie missioni da fare. La cosa interessante è che è tutto così, cioè partiamo all'interno di questo sistema operativo. Ho saltato due cose: il Solitaire, che è un proseguo dell'avventura che poi andremo a vedere, e soprattutto il datasheets che ora vi mostrerò, perché sarebbe bello. Ecco, un secondo solo. Il datasheet ha per questo. Questa è una spiegazione di 47 pagine su come funziona il manuale di programmazione del gioco. Questo non sarà un video lunghissimo perché non voglio tediarvi, però qua sappiamo che sono le istruzioni base queste. Abbiamo 47 pagine di spiegazioni su vari codici, esempi che possiamo usare e innegabilmente il gioco dà le sue soddisfazioni, ma vi voglio far vedere adesso. Non riesco purtroppo a capire come iniziare una nuova avventura, quindi a breve la ricominciamo. Ed eccovi l'inizio del gioco, dove parla di questo ingegnere che vuole fare proprio il suo lavoro e insomma vorrebbe imparare. E ho proprio resettato la partita. Andiamo a vedere come funziona. Non è un gioco semplice, vi ho detto. Il gioco è complesso e il video non durerà tantissimo perché lo scopo è quello di incuriosirvi e soprattutto avvertire la maggior parte probabilmente di voi che questo non è un gioco per tutti. Allora, questo è l'inizio. Come vedete, non c'è più l'icona del solitario. In pratica, noi possiamo andare a leggere le mail e in sintesi qua ci viene spiegata la prima missione. Questa è un'imitazione, un mock, i classici mock-up, in pratica le cose finte, di una camera di sicurezza. Ci sono due luci che lampeggiano, una lampeggia con un pattern regolare, la seconda è una luce internet che dovrebbe lampeggiare un po' più a random, così da sembrare un upload di dati. Apriamo il Compset e andiamo a studiare come funziona questa cosa. Questa è l'interfaccia di gioco. Vedete che qua c'è la riga di comando, dove praticamente se noi simuliamo, vedete che va a riprodurre questa sequenza. Quindi praticamente qua abbiamo, e ovviamente quel manuale che vi ho fatto vedere prima è importantissimo per capire che cosa significa, ma io ci sono un pochino arrivato, non ho letto il manuale per questo, però muovi 0P0. Quindi vabbè, noi intanto abbiamo la luce, quella che lampeggia, vedete che sta spenta per 6 blocchi, va a quota 100 per altri 6 blocchi, poi torna a 0 e lampeggia regolarmente così. Qua invece dovremmo fargli fare due tipi di lampeggi, uno un pochino più lento, scusate, e uno più veloce. Quindi, che cosa cerchiamo di capire? Beh, prima di tutto qua lo colleghiamo. Quindi, muovi MOV 0P0, quindi praticamente prendi l'input qui del P0. E mettilo a 0, è uscita P0, quindi la luce del network, cioè parte da qui ed esce da lì. Quindi muovi a 0 P0 e fin qui ci siamo. Dopodiché, vedete, SLP sarebbe lo slip per 6. In questo caso invece le contiamo 3, 4, 4. Quindi facciamo SLP 4, quindi sta zitto 4. Poi ricominciamo con MOV 100 P0. Qui è 100 se non sbaglio, quindi ok, stai lì e poi slip per 2. Dopodiché torna MOV 0P0, torna 0, slip per 1,
Poi torni a MOV 100, scusate, faccio lo spazio, 100, P0, e poi slip 1, e poi torni a nuovo 0, MOV 0, P0. Quindi in sintesi, se tutto è giusto, dovrebbe 0 per 4, poi va su a 100, dorme per 2, torna a 0, dorme per 1, torna su, dorme per 1 a livello 100 e poi torna giù e poi ricomincia. Vediamo se il pattern è giusto. Vedete che non ci sono linee rosse, quindi il codice è praticamente tutto giusto. Abbiamo completato il test run, quindi ottimo, molto bene. Qui vedete il mockup della... La cosa interessante è che vi mostra il punteggio vostro dei costi di produzione, quindi in pratica 6 yen immagino siano, il consumo e Julius qui che saluto, mio amico su Steam e nonché iscritto al canale che partecipa spesso alle live, è riuscito a fare il tutto con un consumo minore. E poi la linea di codice, io ho fatto 13 linee e Julius ne ha fatte 12. Potremmo tentare di migliorare anche noi il consumo, ma non lo facciamo. Torniamo alle mail, in questo caso vedete che abbiamo sbloccato altre nuove cose. Abbiamo Enjoy Game, quindi c'è il solitario che adesso dovrebbe essersi sbloccato. Oppure abbiamo la possibilità di fare questo, vediamo. Il nostro pavimento della fabbrica ha qualche esempio di vecchio equipaggiamento che richiedono un segnale di controllo per essere amplificati. Abbiamo un device per aggiustare il segnale per tutti i tipi di macchine, ma recentemente si è rotto. Questo è un progetto appropriato per insegnarti a proposito degli input. Ok, e qua andiamo a creare un nuovo design. Quindi in sintesi abbiamo questa cosa qui con un'entrata. Poi devo ancora capire perché, vedete che se io adesso lo collego qui mi dice che è sbagliato. Qua è sbagliato, P1, ok. Quindi praticamente noi abbiamo un segnale in ingresso e un segnale poi in uscita che va all'out. Quindi noi abbiamo un segnale che entra e un segnale che esce. E se notate, questo ve lo dico perché ci ho passato del tempo a studiarlo. Questo è un 50 e questo è un 25. Qua scende a 0, 0. Qua va a 100, qua va a 50, 0. E qua fa 25 e qua 50. Quindi in sintesi, lo schema è questo. Dovrebbe essere, o anche questo. Però è uno schema che si ripete e ogni cosa va moltiplicata per 2. In questo caso non dovremmo dare ogni singola deviazione il numero di spazi, diciamo, in cui restare zitto di modificare, ma è in sintesi, ed è una cosa che per tanti magari non sarà chiara sin dall'inizio, dobbiamo semplicemente limitarci a moltiplicare per 2 questo. Quindi in questo caso possiamo pensare di, non lo so, pensare di muovere MOV 0 P0. Questo l'ho visto fare, cioè noi azzeriamo il modello del P0 e poi moltiplichiamo per 2 e poi slip 1. Vediamo un po' se questa soluzione è giusta. No, direi che non è giusta, non è quella giusta perché non ne ho idea, però è davvero, davvero complesso da capire come cosa. In sintesi, quello che dovremmo fare è aggiungere una riga di un frammento di codice che è questo, hatch. Che praticamente salva il dato che arriva qui in teoria e lo mette in hatch e poi dovrà uscire in vediamo un attimo
dovrebbe essere così: move h p0 p1, scusate. Allora, vediamo un attimo. Praticamente qua muoviamo P0 in H. Praticamente che cosa succede? Prendiamo il dato, non ho sbagliato a scrivere prima, prendiamo il dato che entra, lo piazziamo in H, lo moltiplichiamo per 2 e muoviamo H in Control Out. E poi passiamo a 1. Vediamo se è giusto. Anzi, iniziamo a farlo per 3, così vediamo. Vediamo. Vedete? Lo fa, ma in modo sbagliato. Quindi, adesso mettiamo 2 e vediamo se è corretto. È interessante questa cosa per capire diverse meccaniche del gioco. Praticamente il gioco ci viene in aiuto con il manuale. Il manuale sono 47 pagine, non è complicato, però va letto. Quindi ora abbiamo completato il gioco, ci hanno detto che è un buon lavoro, insomma, e basta. E abbiamo il Pulse Generator. Pulse Generator, ok. Per testare alcune nuovo equipaggiamento di manifattura abbiamo bisogno di un generatore impulsi con alcuni requisiti specifiche. Tuttavia, invece di acquistarne uno al market al prezzo di mercato, stiamo pensando di crearne uno nostro. Per questo progetto avrai bisogno di usare il conditional execution. Per favore, continua il tuo studio della lingua. È una figata questo gioco perché vi consente di andare a studiare, ed è uno dei requisiti di questo titolo, stamparvi, ottenervi il PDF e andare a vedervelo, leggervelo, scoprirlo e quindi andare a risolvere questo puzzle. Il gioco ora ci ha sbloccato tutto o quasi quello che possiamo usare. Ovviamente il gioco ci dice che queste sono delle parti non raccomandabili. Non raccomandate, più che raccomandabili. Allora, abbiamo un bottone e un impulso. Quindi praticamente ci viene detto che praticamente quello che dobbiamo fare è, se il bottone è premuto al 100, tu devi lampeggiare. Quindi possiamo andare a studiare, vedete che ci sono due cose, hanno un costo diverso, quindi possiamo andare a mettere questo e il bottone entra, però secondo me non è neanche giustissimo questo, però vediamo questo, esce per 3, per 2, sarà difficile da comprendere. Possiamo andare a dare un'occhiata al manuale. Come potete vedere, queste sono delle istruzioni. Cercando conditional nel manuale ci vengono fuori queste istruzioni: se A è uguale a B, se A non è uguale a B e così via. Dopo aver studiato il manuale scopro che il TGT, che è il target di P0, è 1. Quindi in questo caso, vabbè, intanto dobbiamo collegare P0. E praticamente poi si dovranno mettere due indicazioni, il più e il meno, che sono due condizioni. Quindi qua vediamo che qua c'è un bottone, quindi bottone 1 e bottone 0. Vediamo, intanto qua non ce lo lascia partire, perché quello che dobbiamo fare è, se il P0 1, il target superiore a 1, no, niente. Se il target invece non è più grande di 1, dovrebbe essere mov 0 h, fa diventare 0 h e poi portare, quindi come prima, mov h su p1 e poi slip 1.
Ok, scusate, questo, e poi P1 impulse. Quindi il target non deve essere superiore a 1. Quindi praticamente che cosa significa? Che praticamente qua il target, se è 0 resti 0. Quindi se il P0 è superiore a 1, ok. Se niente, se non lo è, muovi, quindi lui azzera il risultato, tecnicamente, azzera hatch, e poi sposta hatch in P1, quindi che sarebbe una sorta di output. Quindi in questo caso andrebbe a portare il punteggio, come ci dice. È lo slip 1 che fa la differenza, perché praticamente... dovrebbe essere giusto e fin qui non c'è arrivato nessuno. Allora, ammetto che per risolvere questo enigma qui ho dovuto informarmi parecchio, andare a leggere, insomma, e fare varie cose. Non ho ancora appreso totalmente il funzionamento di questo gioco, perché credo sia uno dei giochi più complessi che io abbia provato, che va veramente a far andare la mente come un programmatore. Quindi questo è veramente... tosto e soprattutto non adatto a tutti. Sicuramente se imparerete a ragionare in questo modo, secondo me, qua magari poi Ocean Caster potrebbe confermarmi o smentirmi, potrebbe aprirvi comunque la mente a quello che può essere una programmazione che, per il poco che io ne so, lavora più o meno in questa direzione. Qua abbiamo il solitaire, quindi il solitario, che praticamente lo trovo abbastanza ingiocabile perché... ha una sorta di caratteri cinesi, quindi non c'è nessuna speranza di poterlo fare, perché non, a parte che non so giocare a solitario. Però insomma, ora ci sono state sbloccate altre cose che vanno a prendere come riferimento altri dati che arrivano direttamente dal manuale che, appunto, come vi ho detto, sono 47 pagine, quindi dovrete studiarvi con calma o comunque stamparvi e tenervi sempre lì pronto. Ragazzi, questo era Shenzhen IO, Input Output, non è per tutti, non so se lo apprezzerete, perché comunque a me lo ha regalato Evil 2205, perché ha visto che comunque mi piaceva e ero interessato al gioco. Scusatemi. Il gioco costa 12,49, non è l'unico nel suo genere, perché ce ne sono diversi che trovate comunque poi su Steam. 12,49 non sono tantissimi se amate questo tipo di puzzle game, di rompicapo. Fatemi sapere che cosa ne pensate, c'è qualcuno comunque che lo definisce una vera gemma della programmazione. Ovviamente se vi piace invece qualcosa di un pochino più di tipo hacking, potete prendervi Uplink, che magari un giorno forse porterò. Ragazzi, con questo è tutto, vi saluto e vi rimando al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao!